Le forze di opposizione hanno chiarito che sono pronte a dare il proprio contributo e noi dobbiamo cogliere questo aspetto, del loro pronunciamento, perché, ripeto, noi abbiamo di fronte ora una grande battaglia per ridare speranza agli italiani e tutti devono fare la propria parte, anche perché oggi questa speranza è possibile grazie all'Italia che ha combattuto in Europa e ce l'abbiamo fatta. Chi pensava che l'Europa andava solo picconata sbagliava. In realtà l'Europa ha dato all'Italia un'altra grande chance e noi dobbiamo oggi esserne però degni e dobbiamo in fretta fare delle scelte, costruire progetti e realizzare questi progetti. E per farlo c'è bisogno di una stagione di pluralismo politico, di pluralismo sociale, ma anche, attenzione, di grande concordia, altrimenti appariremo come quel film dove due giapponesi continuano a litigare su un'isola mentre il mondo è cambiato. Manca un altro.